Ha raggiunto la sede qui dell'Unione Sindacale di Base Cosimo Boracino, l'assessore regionale, anche oggi qui perché? Perché ha presenziato anche a tutte le scorse udienze, quindi la prima e la seconda udienza qui per questo procedimento avviato contro ArcelorMittal. Si può parlare di una vittoria, assessore? Ma io non parlerei solo di vittoria, parlerei di vittoria storica, perché non soltanto è stata riconosciuta la fondatezza della tesi portata avanti dall'organizzazione sindacale e quindi dai lavoratori, ma soprattutto questa rivisitazione degli elenchi delle persone che saranno poi eventualmente assunte dall'azienda non toccherà minimamente gli 8.200 lavoratori già assunti in servizio da Mittal. È questa la vera vittoria, oltre alla fondatezza delle ragioni dei lavoratori. Questo è un aspetto importante che apre una stagione nuova e voglio rivendicare, insomma, la presenza che le istituzioni, la regione non ha mai fatto mancare a questi lavoratori, con la presenza anche fisica mia e del presidente Emiliano, anche nel tribunale, anche nell'aula in cui si è discusso questo giudizio. Quindi siamo felicissimi. Oggi ho lasciato i miei impegni istituzionali appena saputo la notizia per correre qui a salutare i lavoratori, perché penso che oggi sia la vittoria del diritto, ma la vittoria anche delle ragioni del lavoro rispetto alcune volte ad altre logiche che in passato hanno prevalso e che questa volta invece trovano una ferrea opposizione dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali.